una sfida. Da intrappolati nei suoi assurdi giochi. Vuole farci perdere a qualunque costo. Sì. Avete 5 minuti di tempo per nascondervi prima che il dottor Timo ti arrivi a cercarvi. Entra nel cerchio e resta lì dentro per tutto il giorno. La potentissima macchina della verità creata da me. Sì, ma stai attento. Rispetta le regole del gioco della memoria. Eccolo! Trovato! Trovare i 5 eri nascosti in casa vostra. Che cos'è? Ecco qui un altro eri! Riuscirete a buttare giù tutti i dottor Timothy usando solo i colpi inseriti. Io non me la sento. Fallo tu. No, fallo tu. Dammi una T! Dammi la TV! Dammi la T! Dammi la B! Dammi la TV! Va avanti da ore. Dammi una D, dammi una O, dammi una D, T, O, R! Dottor? Dammi una T! Dammi una I! Dammi una M! Dammi una T! Dammi una O! Dammi una T! Cosa? Dammi una O! Dottor Tim Toto? No, ho sbagliato, è colpa dei peluche. Dammi una T, dammi una I, dammi una M, dammi una O, dammi una T, dammi una O. Cosa? Timoto? Oh, è complicato, sembra facile ma è complicato. Che non mi sembra necessaria questa cosa, non mi sembra il modo giusto. Dammi una M, dammi una O. Dammi una T, dammi una V. TV. Dammi una T. Basta! Dammi una V. Ehi, che bello! Dammi la TV. Ragazzi, non ne posso più, lo sapete ormai. Ieri il dottor Timothy ha fatto scomparire la TV per realizzare la sua nuova sfida e, beh, Eric ovviamente non è contento di questo e sta provando a chiedere al dottor Timothy di ridargli la televisione in tutti i modi. Ah sì, vi siete persi il momento in cui qualche ora fa ha provato con i messaggi di fumo. Sono finiti i fiammiferi. Già. E adesso che cosa stai facendo? Ho un'idea migliore. Gli sto scrivendo una lettera, non so come ho fatto a non pensarci prima. Una lettera? Che cos'è che vuoi scrivere in questa lettera? Caro Timothy, se mi ridarai la mia TV, io cosa? ti darò, sì, io ti darò, ecco, il tuo profumo. Cosa? Che capisco? Ma che stai scrivendo? Ma sei impazzito? Stiamo faticando da settimane per non lasciargli prendere quel profumo e tu glielo vuoi dare in cambio di una TV? Dominique, è per finta! Non glielo do mica davvero il profumo, è un inganno, è che devo trovare un modo per riavere la mia TV. Guarda, è vuoto! Eric, a me non sembra una buona idea rischiare di far arrabbiare ancora di più il dottor Timothy. No, però che devo dirti? Fa come vuoi. Ragazzi, è completamente fuori di testa. È solo che adesso dovrei capire come fedirla. Non lo so, tu hai qualche idea? No, non lo so, fai tu, fa come ti pare. Io avrei un po' da fare, sai, devo sistemare, pulire, fare tante cose. Basta che mi lasci fuori da questa storia. Mi hai già fatto perdere fin troppo tempo. Che cosa? Non ci posso credere. Ma la vedete anche voi o la vedo solo io? Eric, una domanda solo. No, ho già pensato ai piccioni viaggiatori. È solo che non so se il dottor Timothy puoi prendere la lettera. Cosa, piccioni viaggiatori per spedire una lettera? No, è quello che volevo chiederti, Ma tu, da quando non trovi più la televisione, giusto? Hai cercato in giro se era per caso stata spostata in qualche altra parte della casa? Oh sì, ho cercato ovunque, da cima a fondo. Sembrava una perquisizione. Ma non c'è, Dominique, non c'è. Da cima a fondo, quindi deduco che
tu abbia cercato anche nella tua stanza, questa qui, qui a sinistra, giusto? Nella mia stanza, se mi sembra di sì. Oh sì che ho cercato, non c'è Dominique. Se tu hai cercato lì dentro, abbiamo necessariamente bisogno urgente di un oculista. Perché? Perché lo dici? Ah, insomma, alzati e vieni con me. Seguimi, seguimi, va bene, vai, va bene, vai, certo. Entra nella tua stanza. Guarda, all'altro lato. E la TV! Non posso crederci, la mia televisione, Dominique, l'hai trovata! Portiamola là dentro! Oh, piano, piano, piano! Ho come l'impressione che sia sempre stata qui. Se solo tu avessi controllato invece di perdere tempo con le tue stupide idee. Ok, ti aiuto io a sistemarla, fermati! Buongiorno ragazzi! Io sono Eri! E io sono Dominique! E che siamo una villa! Insieme! Che stai facendo? Che fai? Ma non si accende! Che tu hai attaccato la spina? Non l'hai fatto tu! No che non ho attaccato la spina, ma vuoi davvero adesso metterti a guardare la televisione? Dominique, sai da quanto tempo non guardo la TV? Da tipo 12 ore? È tantissimo! Ma dai! La cosa positiva, oltre ad aver trovato finalmente di nuovo la nostra televisione per la felicità di Eric, è che finora stamattina non abbiamo ancora trovato niente. E intendo niente di strano, niente messo dal dottor Timothy. Questo significa che forse si è stancato veramente! Ieri, alla fine della sua ennesima sfida, ha detto: mi avete stancato, non so come avete fatto a vincere, ho una cosa del genere. Effettivamente, ieri la sfida è stata davvero la più strana e più difficile. E non so dirvi nemmeno io come siamo riusciti a vincere, ma abbiamo vinto! Come abbiamo vinto tutte le sfide assurde che ci ha fatto il dottor Timothy negli ultimi tempi. E pensare che era così sicuro che avremmo perso e che lui avrebbe vinto il suo profumo. E se oggi non dobbiamo davvero fare niente di strano, cosa facciamo oggi? Potremmo fare una vecchia challenge. Girate la ruota e fate tutto quello che dice. Riuscirete a resistere a tutto questo? Girate la ruota e fate tutto quello che dice. Perché cosa dice? Cosa? Ma qui cambiano sempre queste scritte. Oh no. Ma lì avevamo lasciato scritte le cose dell'ultima sfida, quella con lo slime. E queste quando sono cambiate? Oh, accidenti! C'era qualcosa di strano anche oggi, solo che non l'avevamo notato. Ma hai letto? Ci sono scritte cose assurde. E quindi questa è la sfida di oggi? Ancora non si è stancato? Oggi noi dovremmo fare quello che decide la sua stupida ruota? A quanto pare dobbiamo fare qualunque cosa che uscirà tra quelle scritte. Ma è assurdo! Oh, ma che cosa dobbiamo fare? Girare la ruota. Questo l'ho capito, ho capito le regole di questa sua stupida nuova sfida. Ok, ma stai calma. Ma dico, dobbiamo davvero continuare a fare ogni giorno quello che gli salta per la testa? Potremmo sempre renderci... Ma non penso che ci convenga, tanto vale provare. Ma non può continuare così all'infinito. O lui si stanca di questa storia o dovremmo trovare un modo per fermarlo. Dai Dominique, anche a me ha stancato. Ma intanto cosa vuoi farci per il momento? È solo una challenge, possiamo farcela, giusto? Voi che cosa ne pensate? Lasciate un bellissimo like a questo video se volete sconfiggere insieme a noi il dottor Timothy una volta per tutte. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla. Oh, ma stavolta inizi tu, eh. Ok. Tanto alla fine cosa cambia? Bene Eric, allora buona fortuna. Vado. Cosa? Che dice? Distruggi un tuo oggetto? Distruggi un tuo oggetto? Un tuo oggetto? No, un tuo oggetto. Un tuo? Lei parla con me, quindi mio? Sì, Eric. Come? Non importa come, penso che sia chiaro, devi prendere un tuo oggetto proprio tuo, eh? E devi distruggerlo. Ma perché dovrei farlo? Cosa distruggo? Beh, lo dice la ruota, devi farlo. Ah! Tuo, non di entrambi, tuo e basta, ok? La TV è di entrambi, sì, no? Sì, di entrambi. No, queste cose sono anche mie, va a cercare qualcosa nella tua stanza, va a cercare qualcosa. Il tuo telefono. Ma è mio!
mio! Deve essere tuo, Eric, tuo. Il mio telefono. Dai, ci sarà qualcosa che puoi distruggere. Ma io non voglio, ci tengo tantissimo alle mie cose, sto solo calcolando. Non voglio distruggere la TV, anche se fosse stata mia non l'avrei distrutta. Sto vedendo in giro. Ah, che challenge stupide che inventa. Tutte queste cose sono mie, ma io non voglio distruggere nessuna di queste cose. Ci tengo. Beh, hai ragione, lo capisco, ma se non lo fai avremmo perso. Non so se tu capisci questo. Ok, Eric sta cercando qualcosa da distruggere già da un po'. Dominique, sono indeciso tra queste due cose. Distruggo una sorpresa dell'uovo di Pasqua oppure un paio di cuffie? Non lo so, basta che distruggi qualcosa, altrimenti non possiamo andare avanti. Prendo il martello. Allora, distruggo una sorpresa di plastica oppure delle cuffie? Guardate lei com'è incuriosita. Che distruggiamo, Micia? Plastica. Dai, Eric, dai, veloce, quanto tempo? Cosa? Ma le hai distrutte così senza pensarci su nemmeno un attimo? Povere cuffie! E avrei dovuto distruggere Spider-Man! Questo qui è Spider-Man! Non si distrugge! Ma quelle erano delle cuffie! Non si distruggono delle cuffie! Ma non funzionavano! Cosa? No, non funzionavano? Sono stato furbo! Lui mica ha detto di distruggere un oggetto funzionante. Ho distrutto delle cose che dovevo buttare a prescindere. Effettivamente è vero. Vuoi vedere cosa c'è dentro una cuffia? Questa qui è una cuffietta aperta. Che strana. Ok, tu sei riuscito a trovare un modo per uscirne. Ma adesso che cosa salterà fuori da questa ruota? Vado, speriamo bene. Scambiatevi il cellulare. Cosa? Dammi il tuo cellulare, Eric. Cosa? Tu dammi il tuo allora. Ok, questa cosa si può fare. Io tengo il tuo e tu tieni il mio. Non dobbiamo usarlo per forza, giusto Dominique? Dominique? Cosa stai facendo Dominique? Ridammelo subito. Dammelo. Stavo dando un'occhiata. Non posso dartelo, devo usarlo io. Ma cosa stai dando nel cellulare? E perché? Oh, ma è pieno di giochi. Molla quel cellulare. Non toccare i miei giochi. Ah, bene, allora sai che faccio? Faccio la stessa cosa con il tuo cellulare. Cosa vuoi fare? Sì, faccio la stessa cosa. Eric, che cosa stai facendo? Oh, non sto mica usando il tuo profilo Instagram fingendomi te, o no? Non puoi farlo, No, fermo. Ok, tregua, basta, time out, non lo usiamo. Nessuno dei due. Adesso vai a girare la ruota. Questo io lo poso in tasca. E allora, vado. Cos'è? Scambiatevi i vestiti. Io con Timothy? No. Penso che intenda io e te. Devi indossare i miei vestiti. Cosa? Ma i tuoi stanno larghi. Che vorresti dire? Ti sfido a farti entrare questi jeans. Oh no, ferma. Io non voglio mettere i tuoi vestiti e tantomeno non voglio che tu indossi i miei. I miei sono miei. Dai, non fare tante storie adesso per una piccola challenge. Guarda che poteva finirti molto peggio. Io posso mettere i tuoi, non c'è nessun problema. Dei jeans e una maglia. Ma non ti stanno stretti? Ma vuoi finirla? Pensi che io sia più grassa di te? Sì. Eric! Sì. Non è assolutamente vero. Dammi quei vestiti, vediamo. Ed eccomi qua. Che ti dicevo, mi stanno alla perfezione. Anzi, stanno sicuramente meglio a me che a te. Dovresti darli a me, sono uno spreco questi vestiti. Certo, mi vanno un po' larghetti, Sì, ci vorrebbe una cintura a questi jeans, però mi stanno bene. Piuttosto, Eric, tu come sei conciato? Beh, Dominique, dobbiamo per forza far vedere a tutti il mio outfit. Oh, assolutamente sì! È che sto un po' stretto, ho fatica a respirare. Aiuto! Dominique, possiamo toglierli? Ah, hai problemi con i jeans, forse? Sì. Guardate come gli si è ristretta la vita! Potrei vedere un attimo... Dominique,
quanto pensi che dovremmo tenere questi vestiti? Così va meglio, no? Non hai di che lamentarti. Ti ho dato quei jeans che sono decisamente più larghi, hanno l'elastico in vita, stai comodo, tranquillo. Sì, è solo che, sai, non sono molto carino così. Quanto deve durare? 5 minuti? Oh, no, no, no. Forse fino alla fine della challenge, o magari tutto il giorno. Non vorrei mica rischiare di perdere per una cosa così. Dominique, non è che te ne stai approfittando? No, non lo farei mai. No. Va bene, e allora sbrigati per girare la ruota. È giusto, tocca a me. Che carino che sei. Certo che potevi darmi almeno una maglietta pulita, però, eh. Che vorresti dire? Niente. Vabbè, giro la ruota. Vado e speriamo bene. Cosa? No. Oh, oh. Spruzza il profumo su di te. Non posso farlo. Intende il profumo? Quel profumo? Beh sì, quale altro profumo potrebbe intendere? Ecco le cose davvero difficili di questa ruota. Ma se io dovessi spruzzarmi il profumo che ha inventato il Dottor Genio, quello che ha trasformato il Dottor Genio nel Dottor Timothy, io mi trasformerei e sappiamo già che cosa è successo. Diventerei Isabella. Vi ricordate di lei, no? Ma perché vuole che io mi trasformi? Forse perché se non lo facciamo abbiamo perso e magari lui non crede che tu sia in grado di farlo. È normale, chi è che vorrebbe farlo? Cosa faccio? Dai Dominique, spruzzati quel profumo. Cosa? No! Sì Dominique, devi farlo. Ma no Eric, non posso farlo! Sì Dominique, devi farlo. No Eric! Dominique, devi! Inizia.